Io regalo un'ora alla settimana a te per dare ripetizioni di italiano a tuo figlio. Tu metti a mia disposizione un'ora alla settimana per aiutarmi ad avviare una nuova attività imprenditoriale. È uno dei tanti esempi che si possono fare di quello che succede in una banca del tempo. Le banche del tempo si sono ritrovate martedì 4 dicembre nella sede della città metropolitana per la consueta riunione del coordinamento. Durante l'incontro è stata firmata una convenzione fra la città metropolitana e il coordinamento banche del tempo per incentivare le pratiche di solidarietà e reciprocità, intese come strumento per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La convenzione è stata firmata dalla consigliera metropolitana Silvia Cossu, delegata alle pari opportunità, e dalla presidente del coordinamento delle banche del tempo, Aurora Tesio. È una convenzione pensata come strumento per attivare un processo di educazione permanente per l'affermazione sul territorio cittadino di una forma di solidarietà basata sul principio dello scambio di tempo. In quanto combattono la solitudine di tante persone, degli anziani. Oggi andiamo a firmare il rinnovo della convenzione con le banche del tempo. È un'iniziativa che secondo me un ente pubblico deve assolutamente sostenere, perché, soprattutto perché in un momento in cui tutto viene monetizzato, le banche del tempo danno valore a quello che è realmente importante, e cioè il tempo. Il tempo è il sapere delle persone. Sono cittadini che si recano presso le banche del tempo e donano proprio le loro capacità, scambiandole con altri cittadini. Quindi è una pratica di integrazione, oltre che di aiuto alle persone comunque che magari diversamente non potrebbero permettersi una lezione privata di matematica, tanto per fare un esempio. Ripeto, Città Metropolitana è molto contenta di portare avanti questa azione e ci impegneremo sempre di più perché prendano sempre più piede queste iniziative. È un'opportunità che viene data ai cittadini di incontrarsi, di scambiarsi delle competenze, delle disponibilità, ed è un modo per combattere la solitudine, per integrare i nuovi cittadini italiani, per approfondire magari competenze che uno vorrebbe approfondire al di fuori del proprio lavoro. Si può fare Banca del Tempo anche cantando insieme. Abbiamo visto oggi il coro della Banca del Tempo di Borgaro Torinese. L'aggregazione è importante in queste situazioni. Sì, il coro tra l'altro gira per le case di riposo e quindi è un'occasione per portare anche musica e allegria in realtà che a volte sono un po' difficili.